Il 16 ottobre del 2004, un gruppo di scolaresche partecipa alla celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Michele Seccia, vescovo di San Severo, per affidare a Padre Pio il nuovo anno scolastico. A loro Monsignor Seccia affida l'invito ad andare da Gesù con San Pio, scoprendo la novità di Dio. Pellegrini in questo luogo santo. E questo nuovo santuario dedicato a San Pio ci abbraccia, ci accoglie tutti, facendoci percepire oggi in un modo tutto particolare il nostro essere Chiesa, il nostro formare l'unica famiglia di Dio, pur nella diversità delle nostre origini, la diversità della nostra provenienza, delle nostre età. Ci accomuna questo amore per il Cristo e questo amore per il Santo delle Stimmate. E allora insieme oggi vogliamo accogliere il messaggio semplice ma efficace e profondo che il Signore ci ha voluto dare nella Sua parola e che porteremo con noi come consegna ricevuta direttamente da Padre Pio. E la sintetizzo nelle tre frasi del Vangelo. La prima consegna. Gesù rende gloria al Padre perché ha rivelato le cose difficili, i misteri della fede ai semplici, ai piccoli. Abbiamo un bel numero di bambini stamattina che sono venuti con le loro insegnanti e con i loro genitori per dare inizio all'anno scolastico sotto la protezione di San Pio. Ecco, prendiamo dai bambini questo ricordo e questa consegna. Restiamo semplici, piccoli. Non vuol dire stupidi. Non vuol dire persone da bene, superficiali, ma piccoli dentro. Perché il bambino è colui che è capace di meravigliarsi. Per l'adulto o colui che si crede adulto, tutto è scontato, a volte anche la fede, a volte anche le verità più belle, quelle che non dobbiamo mai finire di scoprire, come l'Eucaristia. Ho sentito qualcuno in questi giorni dire: è sempre di una cosa si parla. Se il Papa ha voluto quest'anno, è perché noi dobbiamo scoprire costantemente la novità di Dio. E se restiamo piccoli dentro, possiamo veramente aprire gli occhi davanti a tutto il bene, il bello e il mistero che Dio ci rivela nel segno del pane e del vino. Il Signore continua a rivelare ai piccoli questi grandi misteri. E allora chiediamo il dono della semplicità del cuore. La seconda consegna: nessuno conosce il Padre se non il Figlio. È colui a quale il Figlio lo voglia rivelare. Possiamo conoscere Dio attraverso Gesù. E qui la domanda: ci preoccupiamo di conoscere Gesù? Abbiamo in casa il Vangelo, la parola di Dio. Padre Pio ha raggiunto le vette della santità, nutrendosi quotidianamente della parola di Dio, cioè ha letto e riletto tante volte
sia la parola scritta sulla carta, sia quella parola scritta sulla croce, da farla come programma di vita, da immedesimarsi totalmente nell'esperienza di Gesù. Il mistero delle sue stimmate, della sua sofferenza, è perché ha voluto lasciarsi guidare totalmente da Gesù e da Gesù crocifisso, da Gesù sofferente, per giungere al Padre, alla conoscenza del Padre. Questo Dio che invochiamo nel Padre nostro e che continua ad essere Padre anche quando noi siamo colpiti. Forse qualcuno dei presenti, forse molti, sono venuti oggi qui per chiedere una grazia a San Pio, per chiedere qualcosa che sembra impossibile alla scienza, alla medicina, alla ragione umana. Beh, io vi dico, partiamo con la fede di essere esauditi attraverso Gesù, la conoscenza che noi abbiamo di Gesù che ci porta al Padre. E allora un padre è sempre vicino ai suoi figli, nella gioia e nel dolore. Non è la situazione che deve cambiare e basta. Se cambia quella, sia lodato Dio, ma ciò che deve cambiare è anzitutto il nostro cuore e il nostro modo di leggere la vita, di capire ciò che è veramente importante agli occhi di Dio. E allora restare semplici, credere che solo Gesù ci porta al Padre, ecco le prime due consegne. E poi l'ultima: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Andiamo a Gesù e direi andiamo insieme con San Pio. Andiamo da Gesù perché ci invita ad un gesto che è possibile vedere qualche volta qui su queste montagne e colline del Gargano. Nelle città ormai non li vediamo più. I buoi che vanno insieme con il giogo, quel pezzo di legno che li tiene insieme. A me ha sempre colpito questa immagine. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me. Guardate, il giogo di cui Gesù parla non è la croce, non è come una schiavitù, è la libertà di Dio. Perché quando due buoi stanno insieme sotto lo stesso giogo, o camminano tutte e due o si fermano tutte e due. Se uno abbassa la testa per bere, l'altro non può tenere la testa in piedi, eccetera. Vedete fino a che punto Gesù ci ha amati e ci ha invitati ad imitarlo, a stare insieme con Lui, perché così siamo sicuri. Perciò aggiunge: il mio giogo è lieve, non è pesante. Ecco, termino qui questa breve riflessione sul Vangelo, ma soprattutto ripeto questa triplice consegna, perché quando si va in pellegrinaggio, quando si va in un luogo che continua ad attirare devoti, fedeli, non dobbiamo accontentarci di vedere, abbiamo visto, abbiamo pregato, possiamo andare via. Che cosa portiamo a casa? Che cosa abbiamo imparato in questa sosta? Restiamo bambini nel cuore per riaprire gli occhi alle meraviglie di Dio. Conosciamo sempre meglio Gesù per invocare Dio col nome di Padre e sentirlo sempre più nostro Padre in qualunque situazione. Terzo, prendiamo su di noi il giogo che Gesù ci offre e impariamo da Lui
per essere come lui e come San Pio, miti ed umili di cuore. Sia lodato Gesù Cristo.